Chi comanda a Roma? Chi comanda nella capitale d'Italia? È ancora il sindaco Marino? È ancora lui nella pienezza dei suoi poteri che gli sono stati conferiti dall'elettorato che lo ha scelto come sindaco nelle elezioni amministrative? O diciamo le manovre del governo per, qualcuno dice semicommissariarlo, altri dicono per affiancarlo, altri ancora per porlo sotto tutela, hanno indebolito i poteri del sindaco. E chi è davvero il prefetto Gabrielli? Fino a che punto i suoi poteri possono entrare in contrasto più che in appoggio a quelli del sindaco? E lui, nonostante dica che non si candiderà, sarà davvero così? O come invece qualche volta traspare dagli ambiti politici più vicino a Renzi, questa esperienza di Gabrielli potrebbe essere proprio un modo per fargli fare le ossa? E quanto si può andare avanti in una situazione di questo genere? Si deve andare avanti o sarebbe meglio andare a votare, come dicono molte delle opposizioni? Questi sono i temi che cercheremo di affrontare oggi in questa puntata con due ospiti che sono Alfonso Sabella, che saluto, assessore alla legalità del Comune di Roma. Buonasera, assessore. Lo è stato già nostro ospite. Alfonso Sabella è anche un magistrato, oltre ad essere assessore, lo ripeto, legalità, trasparenza, contratti, appalti, beni confiscati alla mafia e contrasto all'usura di Roma Capitale. Questi i molti compiti del nostro ospite, assessore Sabella. E poi con noi c'è Marcello De Vito, che è un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Lo ricorderete, è stato anche candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle proprio durante le elezioni che portarono invece Marino al Comune di Roma. Buonasera De Vito. Buonasera a tutti. Lei è capogruppo del Movimento 5 Stelle ancora o avete cambiato? Perché voi ogni tanto... Guardi, abbiamo ruotato proprio un giorno fa. Ah, ecco, quindi mi sfuggiva questo passaggio, perché voi fate queste rotazioni. Ruoteremo in maniera quadrimestrale. Ho capito, quindi lei è stato fino a pochi giorni fa anche capogruppo dei 5 Stelle a Comune di Roma. In Campidoglio. Benissimo, allora prima di cominciare la discussione, come sempre la scheda che ci introduce meglio al tema di oggi di Valeria D'Onofrio. Un sindaco e un commissario. Detta così potrebbe sembrare una commedia all'italiana, mentre invece siamo nel bel mezzo di una crisi. La protagonista è lei, Roma, terra di tutti e di nessuno, stritolata dal malaffare, strattonata dalla politica. A distanza di meno di un anno dalla bomba mafia capitale, sembra tutto sbagliato, tutto da rifare. In attesa che l'inchiesta porti alle prime responsabilità, la sensazione, neppure troppo velata, è che non si lavori solo per la città. Sul destino della capitale, infatti, se ne giocano molti altri e Roma oggi val bene una messa, ancor più di Parigi. Ecco allora l'incessante sovrapposizione di dichiarazioni, accuse e soprattutto incarichi che da mesi stanno intasando il Campidoglio. Allo stato attuale la città eterna schiera in campo un sindaco ufficiale, Ignazio Marino, che poco piace a Renzi, e un prefetto, Franco Gabrielli, che invece molto gli garba. Una poltrona per due, quindi, troppo stretta, almeno come i denti con cui i protagonisti se le mandano a dire già da un po'. La questione in fondo è semplice. A Roma chi comanda? Marino, dal Mar dei Caraibi, ha dichiarato di non sentirsi un sindaco dimezzato, ha riconosciuto al governo di avergli riconosciuto gli sforzi fatti e di aver accolto tutte le sue richieste, senza aver dato al prefetto i superpoteri di cui tanto si parla. Insomma, si sente sereno, forse perché non gliel'ha ancora detto Renzi. Gabrielli, dal canto suo, ben piantato in città, replica conciliante che con il sindaco si sono sentiti, un attimo prima di precisare sornione, tra un'immersione e l'altra. Una vera e propria querelle, quella tra i due, che rimane al momento sospesa. Chi dei due debba fare cosa è ancora poco chiaro e forse è un bene che resti così. Prendere posizione, andare alle elezioni è tutto un attimo e quasi certamente significherebbe servire al nemico sul piatto d'argento la capitale e tutto il suo contorno. Intanto il giubileo si avvicina a grandi falcate. L'8 dicembre varcherà la porta della città eterna. Per allora, chi indosserà il tricolore? Bene, questo è il tema della puntata di oggi. Io comincerei subito con Alfonso Sabella, assessore alla legalità del Comune di Roma, per chiedergli innanzitutto se domani, assieme al sindaco Marino che ha annunciato il suo ritorno a Roma, sarà davanti alla chiesa di Don Bosco per la manifestazione antimafia capitale, un po' in risposta, si dice, ai tanto discussi funerali di Casa Monica. Sarà anche lei lì in quella piazza, assessore? È una manifestazione per il ripristino della legalità violata, offesa da un funerale che ha assunto dei toni decisamente inquietanti, che è stata veramente una violenza alla città, è stato percepito come tale e tale effettivamente era. E allora l'assessore alla legalità non può mancare.
anche perché è una manifestazione che non è una manifestazione partitica, come ancorché sia stata lanciata l'iniziativa da una forza politica, ma una manifestazione a cui partecipa gran parte della società civile, partecipa il mondo delle associazioni, partecipano i sindacati, le forze sociali, partecipano altri schieramenti politici diversi da quello che l'ho organizzato, quindi è un momento di grande unità che è proprio testimonia, fa un qualche modo da pandan quel momento di grande unità che c'è tra le istituzioni romane in questo momento, ancorché si voglia far passare l'idea che queste siano divise. Senta, ma sarà anche l'occasione di farsi due chiacchiere finalmente con il sindaco Marino, o anche lei lo ha sentito tra un'immersione e l'altra? La battuta di Franco Gabrielli era semplicemente una battuta simpatica e credo per un po' per abbassare i toni di una tensione, perché questo delle vacanze del sindaco sono stato il giallo dell'estate, non abbiamo avuto il classico, grazie a Dio, strangolamento estivo, il classico misterioso. Sono meglio le vacanze del sindaco che qualche evento di cronaca nera, insomma. Ben vengano le vacanze del sindaco invece del solito strangolamento o della solita sepoltura di una ragazza o di una donna violentata, quindi meglio così, e credo che quella del prefetto Gabrielli sia stata semplicemente una battuta anche divertente, quindi semplicemente niente di ciò. Io ho sentito Ignazio Marino, come l'ha sentito regolarmente il prefetto, come l'abbiamo sentito tutti. Il sindaco Marino è stato presente in sede fino a Ferragosto, dopodiché, così come era programmato, il presidio della capitale è stato affidato al vice sindaco Causi, Marco Causi, che ha svolto un lavoro straordinario e gli va riconosciuto. Quindi continuare ancora con questa polemica sulle vacanze di Marino, a parte che sarebbe un'offesa immeritata al vice sindaco per il lavoro che ha fatto, ma anche agli altri componenti della giunta che siamo stati qua alternandoci per assicurare la dovuta copertura di cui Roma ha bisogno. Però ci torneremo un momento. Tant'è vero, mi scusi, sì. Che oggi, che finalmente stiamo per avere i soldi per il giubileo, siamo perfettamente pronti per partire. Bene, volevo però andare, prima di andare avanti su questa questione, un po' per capire meglio se è lecito o no porsi la domanda di chi comanda a Roma, e dalle parole di Isabella sembra che questa domanda non dovremmo neppure farcela, però andremo avanti su questo filone. Prima però voglio parlare con Marcello De Vito, perché alla grande manifestazione antimafia capitale che si svolgerà domani in piazza Don Bosco contro quel famoso funerale di Vittorio Casamonica e tutto quello che ne è conseguito, il Movimento 5 Stelle non ci sarà, e vorrei capire perché. Sì, il motivo è molto semplice, in quanto riteniamo che una manifestazione per la legalità contro la mafia organizzata dal PD non è credibile perché... Però non sembra tanto organizzata la PD, pare che ci saranno molte associazioni, ONG, gruppi civici, cioè non è soltanto una cosa di partito, mi pare. A noi risulta che sia stata organizzata dal PD, però mi lascia anche concludere. Diciamo che una manifestazione contro la mafia organizzata dal PD per noi non è credibile, perché questo è il partito che... quello più coinvolto, con molti suoi esponenti, un presidente di municipio, un assessore, il presidente dell'aula, un presidente di commissione in mafia capitale. Noi pensiamo che l'unico atto che è davvero credibile e davvero che apprezzeremmo che il PD dovrebbe compiere non è quello di manifestare, ma quello di chiedere prima di tutto scusa, perché questa parola ad oggi non si è sentita, ai cittadini romani per quello che ha fatto assistere, quindi o lo facesse in piazza o in TV. Io ricordo pure che anche il Movimento 5 Stelle ne ha ben d'onde, perché è l'unica forza parlamentare che non è sfiorata neppure di striscio, nonostante i malvestri tentativi, qualche malvestro tentativo di tirare fango su Ostia, veramente opinabile, che non è coinvolta nell'indagine. Abbiamo fatto una manifestazione il 25 gennaio, la Notte dell'Onestà, a Piazza del Popolo, una manifestazione a cui veramente ha partecipato tutta la società civile, un'altra Ostia il 27 giugno, se gli esponenti del Partito Democratico ritenevano, insomma, sarebbero stati ben accetti. Quindi, come dire, ci sembra un po' versare le lacrime di coccodrillo dopo quello che abbiamo visto a Roma, dopo l'indagine, dopo questo funerale dei Casamonica, che ci si dice, come dire, esterefatti e stupiti, però è avvenuto sotto gli occhi del sindaco Marino o del nuovo sindaco Gabrielli, insomma. Quindi, come dire, il PD più che manifestare... Del nuovo sindaco Gabrielli, lei così lo chiama, De Vito? Beh, insomma, ci sembra evidente che il sindaco Marino ormai sia un sindaco sotto tutela, che ne dica, no, ma è chiaro che è una dichiarazione di facciata, cioè il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri si sono ridotti a fare questo arrocco, nel senso che
non potevano commissariare Roma, cercano di prendere tempo pur di non andare al voto, perché sanno che oggettivamente i romani punirebbero giustamente quello che hanno visto, hanno al tempo stesso la necessità di porre sotto tutela un sindaco che non è stato in grado di fare il sindaco, perché anche al netto dell'indagine... Aspetti, Devito, su questo ci torniamo un momento. Prima però vorrei risentire un momento Alfonso Sabella sulla questione del, diciamo, del mancato commissariamento e della strana formula che è stata scelta dal governo. Perché, per esempio, ho qui sotto gli occhi un'intervista all'ex prefetto di Roma, che è Giuseppe Pecoraro, che diciamo, è andato in pensione poco prima che arrivasse Gabrielli, il quale dice, Sabella, dice questo: a mia memoria non esistono precedenti in cui sia mai stata adottata una scelta del genere. Parla della scelta del governo di mettere appunto Gabrielli, Cantone, la scozzese a tutela del sindaco. Non esistono, a mia memoria, scelte di questo genere. Credo che il governo abbia messo in campo una soluzione, per così dire, creativa. Certo, certo ne escono ridotti gli spazi di manovra del sindaco. Dice anche: io ho un pensiero molto semplice, o si commissaria fino alle elezioni o si lascia il sindaco nel pieno dei suoi poteri. Insomma, qui il prefetto Pecoraro solleva dei dubbi che non sembrano tanto peregrini, che sono un po' anche quelli che stiamo sollevando noi in questa puntata. Allora, io sono l'assessore alla legalità e come assessore alla legalità le posso dire semplicemente una cosa: l'unica barra, l'unico faro che noi dobbiamo avere è la legge. A norma di legge tutto quello che è stato fatto è perfettamente legittimo, perfettamente valido. Il problema è che si sbagliano molto spesso i tempi, i nomi e i protagonisti. Allora, voi continuate a parlare di governo, l'unico provvedimento che è arrivato dal governo era l'unico provvedimento possibile, ovvero lo scioglimento del municipio di Ostia, della circoscrizione numero 10 del comune di Roma. Provvedimento legittimo, previsto dalla legge, forse doveroso, perché Ostia, oltre alle vicende di Mafia Capitale che l'hanno coinvolto, sia pure imputato solo di corruzione, indagato solo, mi chiedo scusa, di corruzione l'ex presidente Tassone, Ostia vede la presenza di mafie tradizionali e di altri fenomeni che certe volte sono sfuggiti anche agli esponenti del Movimento 5 Stelle, che a Ostia ha stretto qualche piccolo rapporto e ha fatto qualche iniziativa. Poi torno da lei, Devito, non si rocca, faccia finire Sabella. Però chiarisca quali sono i rapporti. Perché sennò buttata così è chiaramente un'affermazione lesiva. Allora, l'esponente, il maggiore esponente del Movimento 5 Stelle a Ostia ha chiesto niente di meno che la revoca della concessione della spiaggia concessa all'Ittera, l'associazione antimafia per eccellenza, ed è l'unica revoca che ha chiesto formalmente, solo perché all'Ittera, sulla base di disposizioni mie come delegato del municipio, che avevo disposto dei controlli a tappeto su tutti gli esercizi e su tutte le concessioni, erano state rilevate alcune piccole infrazioni amministrative, credo che fossero un paio di migliaia di euro di Isabella, però purtroppo la devo interrompere. Non c'è il tempo. Le ridò la parola perché sta arrivando il GR Regione, non posso continuare a farla parlare, mi dispiace, ma le ridò la parola subito dopo il GR Regionale. Le 18:35 minuti, bentornati a Bianco e Nero, dove ci stiamo chiedendo chi comanda a Roma dopo le decisioni prese in queste ultime settimane, che insomma vedono in qualche modo, o dal punto di vista di alcuni, aver affiancato il sindaco di Marino ad una squadra, ad un commissario, Gabrielli ed altri, che dovrebbero aiutarlo e affiancarlo nelle difficili intraprese che aspettano la città alla vigilia dell'anno santo e ancora molto altro. Ne stiamo parlando con Alfonso Sabella, assessore alla legalità del Comune, e Marcello Devito, che è stato fino a qualche giorno fa capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio e adesso è un consigliere comunale, fu anche candidato al sindaco di Roma. Volevo tornare brevemente da Sabella perché vorrei consentirgli di chiarire la sua posizione. Lui diceva, insomma, il governo ha fatto una sola vera cosa, ha preso una sola vera decisione, il commissariamento di Roma, e in questo modo, diciamo, mettendo da parte... il commissariamento di Ostia, certo. Invece, molti lo speravano. Allora, ci spieghi meglio quello che è accaduto a Roma, perché, come citando prima, per esempio, l'ex prefetto Pecoraro, lui diceva, è stato qualcosa di molto creativo, che non ha molti precedenti. Allora, l'unica cosa che non ha precedenti è lo scioglimento di una circoscrizione senza lo scioglimento del municipio, una possibilità del comune, è una possibilità prevista dalla legge, e questo è quello che è avvenuto, ma non c'è niente di strano, niente di particolare.
Tutto il resto è un pochino frutto di una serie di disinformazioni che hanno in qualche modo colpito la gente, perché molto spesso si perde la vera barra, il vero faro, che dicevo io essere la legge. La legge cosa prevede? Che se ci sono le condizioni si scioglie e si manda a casa sindaco, consiglio e quant'altro. Il governo ha ritenuto, ma anche il prefetto Gabrielli nella sua relazione, che non ci fossero le condizioni per sciogliere Roma, quindi per commissariare Roma, per cui Roma non è stata commissariata. Allora, l'unico provvedimento dimesso al governo, al presidente del consiglio, al consiglio dei ministri, è stato l'ordinanza con cui è stato disposto lo scioglimento del municipio di Ostia, per cui ci sono dei fatti completamente diversi, per cui su Ostia ha influito sicuramente in maniera pesante. Io non ho letto ancora l'ordinanza, che non è stata ancora pubblicata, ma avrà influito, sono sicuro, in maniera piuttosto pesante il fatto che in quel territorio sono presenti delle organizzazioni mafiose di tipo tradizionali, quali gli Spade, i Fasciani, i Triasti, che sono stati oggetto di varie sentenze, di vari provvedimenti alla magistratura, con condanne per centinaia, per decine e decine di anni di carcere. Questo è un dato. Per quanto riguarda le altre iniziative, l'altra iniziativa è stata adottata correttamente dal Ministro dell'Interno a norma dell'articolo 143,5 del TUEL, che prevede che laddove si accerti che ci siano stati dei funzionari, anche se non viene disposto lo scioglimento, che sono stati infedeli, che non hanno fatto bene il loro lavoro, che sono stati lasciati condizionare dalle mafie, che erano infiltrati, pagati alle mafie, il Ministro dell'Interno può, su proposta del prefetto, agire su questi funzionari, esclusivamente su questi funzionari, e aspettiamo di avere questo decreto da parte del Ministro dell'Interno. Il Ministro dell'Interno sembrerebbe aver fatto anche un'altra cosa ampiamente legittima e ampiamente prevista dalle regole, che è quella di dare un atto di indirizzo al suo prefetto in cui gli ha detto: caro prefetto, nell'ambito di quelli che sono i poteri ordinari e non straordinari, non super prefetto, non super poteri, non super pippo, nell'ambito dei poteri ordinari, tu verifica, visto che ci sono queste criticità, nell'ambito dei poteri che hai come controllo degli organi e degli atti degli enti locali, tieni presente queste 8 aree per le quali sono emerse criticità. Attenzione, 8 aree le cui criticità erano emerse sulla base della fotografia fatta dalla commissione d'accesso al 3 dicembre 2014, all'indomani. Quindi lei dice le cose sono anche cambiate nel frattempo. Le cose sono radicalmente la interrompo cambiate, un momento, Isabella, perché 8 mesi di lavoro di ripristino della legalità. La interrompo un momento su questo, perché sono sicuro che Marcello De Vito, il Movimento 5 Stelle, su questo, diciamo, su questa procedura che lei ritiene perfettamente legittima e legale, hanno un punto di vista un po' diverso, anzi ritengono che questo commissariamento soft, come qualcuno di loro l'ha chiamato, sia stato un favore fatto, diciamo, al Comune per non arrivare a uno scioglimento anticipato che avrebbe visto, nell'opinione dei 5 Stelle, una loro probabile vittoria alle elezioni. È così, De Vito? Certo, anche perché i comuni sono stati sciolti per molto meno, ci chiediamo quanti arresti si devono fare al comune di Roma, forse 500, non vabbè, ma insomma sotto il profilo politico l'abbiamo già detto, è un chiaro arrocco di Renzi, che non poteva commissariare, ma dall'altro verso doveva mettere un tutore a Marino, che non si è rivelato in grado sotto il profilo politico di fare il sindaco. Ma voi politicamente sareste pronti a governare Roma? Con chi? Con quali programmi? Guardi, dopo 2 anni di esperienza abbiamo maturato, insomma, una conoscenza sul campo, una preparazione sui temi, abbiamo un ottimo programma. Non conta tanto la persona, perché noi non crediamo alla persona, all'uomo solo in fuga, anche perché poi ecco le stesse esperienze di Marino e Renzi insegna molti che dicono, De Vito, che se candidaste Di Battista avreste la vittoria in pugno, ma non lo potete fare a motivo del vostro statuto. Probabilmente vinceremo, però noi rispettiamo anche le nostre regole, che sono quelle di rispettare i mandati, che è un patto sacro con gli elettori, e quindi non facciamo sì che un sindaco di Firenze eletto per fare il sindaco di Firenze diventi presidente del Consiglio, un sindaco di Reggio Emilia assuma incarichi di governo, viceversa. Rispettiamo il mandato, ma volevo tornare un attimino sotto i profili giuridici. Intanto è una valutazione teorica, perché noi abbiamo fatto accesso agli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il provvedimento del Consiglio dei Ministri numero 78 del 27 agosto 2015 ancora non ce l'hanno mandato. Però 2 riflessioni posso fare così a primo acchito, diciamo così. Non ha senso, per quanto ci riguarda, e proprio riguarda le norme del TUEL che diceva Sabella e dell'ordinamento del Comune di Roma, poter fare un commissariamento parziale, perché se diciamo che a Ostia c'è la mafia, Ostia dove è stato arrestato il presidente del PD, Tassone, questo implica che la mafia c'è anche a Roma,
Quindi non puoi fare un commissariamento parziale e dire Roma non è Ostia. Secondariamente, nel momento in cui stabilisci di non commissariare, perché non lo ritieni, pur con tutti i dubbi che abbiamo visto, beh, a quel punto non puoi precedere a trasferire le funzioni da un organo amministrativo a un altro. Quelle funzioni, se si dice che non ci sono i presupposti per il commissariamento, è un ragionamento assolutamente logico. Beh, se non ci sono i presupposti per il commissariamento, quei poteri restano in capo al soggetto a cui la legge li demanda, vale a dire al sindaco. Allora, per quale motivo, se non ci sono i presupposti del commissariamento, devo trasferire i poteri in quegli ambiti che ha detto Sabella, comunque con possibilità di coordinamento, di supervisione e via discorrendo da un organo amministrativo, vale a dire da un sindaco eletto dagli elettori, eletto dai cittadini. Eletto dagli elettori, e il soggetto eletto dagli elettori non si ritrova quei poteri che vengono assunti da un soggetto non eletto dagli elettori, ma eletto da un presidente del consiglio non eletto dagli elettori per fare il presidente del consiglio, ma il sindaco di Firenze. Senta, allora, lei ci crede, De Vito, che Gabrielli non si candiderà alle elezioni o ha qualche dubbio? Perché Gabrielli lo ha detto chiaramente, io non mi candiderò a sindaco. Guardi, francamente, chi candiderà il PD ci interessa davvero poco, ci interessa mettere in luce veramente l'incoerenza e l'assurdità, ecco, perché siamo arrivati veramente all'assurdo. Sento discorsi, Sabella, per carità, persona di cui anche rispetto, che cerca di arrampicarsi sugli specchi, insomma, le norme non possono essere vediamo se è vero che Sabella si arrampica sugli specchi. Noi sappiamo che noi siamo, e concludo veramente, sì, noi sappiamo che siamo convinti, abbiamo acquisito esperienza, probabilmente 2 anni fa non saremmo stati pronti a tutti i livelli, oggi lo siamo come preparazione, come capacità politica, sotto tutti i punti di vista, quindi non ci spaventa l'onere e l'onore di governare la nostra città e di ricostruirla sulle macerie che il PD ha lasciato. Bene, Sabella, a parte l'arrampicata sugli specchi, che poi lei ci dirà se è vero o no, però una cosa volevo ancora chiederle, tornando un po' sulla questione della diarchia che ha animato le polemiche di questi ultimi giorni, l'ha evocata anche Gabrielli quando ha detto a Roma non c'è nessuna diarchia, però attenzione, anche aggiunto, la mia presenza, diciamo, in ambito comunale a Roma non è tra luce e vino, e io ho la possibilità, se lo vedo, se si rende necessario e se le cose che io chiederò rimarranno lettera morta, in qualsiasi momento di sciogliere il Comune di Roma, di proporre lo scioglimento. Quindi, diciamo, è vero che non c'è una diarchia, ma se uno va a leggere, diciamo, tra le righe di questa affermazione, sembra dire non c'è una diarchia, c'è, comando solo io, perché posso sciogliere. C'è da leggere nella legge, perché se De Vito avesse letto nella legge, saprebbe benissimo, invece di citare Animal House, perché ha fatto una citazione di un famoso film, forse era troppo giovane, Animal House, quando c'era quello del gruppo Delta che veniva accusato delle grandi malefatte, e disse processare il gruppo Delta significa processare il college, le istituzioni americane, l'interi Stati Uniti. Quindi se a Ostia c'è la mafia, c'è la mafia a Roma, c'è la mafia, siccome Roma è la capitale d'Italia, c'è la mafia in Italia. Sabella, delle citazioni molto pop, complimenti. Non è colta, è uno... No, molto pop, molto popolari, dico molto... No, ma posso fare una domanda? Mi è piaciuto. Allora, aspetta, faccia finire, poi gli ridò la parola. Sì. Okay. Articolo 146, comma 1 del TUEL. Sì, l'ho letto. Si dice che il 143 si può applicare. Non sparate troppi numeri, se no gli ascoltatori non ci seguono più. Aspetti, De Vito. De Vito, aspetta. Sì. Allora, la legge prevede lo scioglimento dei municipi indipendentemente dallo scioglimento di Roma. Assessore, la conosciamo. Beh, un attimo, aspetta, faccio finire. Lei l'aveva dimenticata. Allora, una cosa che volevo dire, per quanto riguarda l'arrimpecato degli specchi, la diarchia, ma stiamo attenti, perché stiamo dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, che se fossero vere ci troveremmo di fronte a un attentato agli organi costituzionali dello Stato. Ma non scherziamo né niente. Cioè... Allora, io accetto questa sua... Aspetti, De Vito, se no non ne usciamo. Faccia mettere un punto a Sabella, poi torno da lei. Ho dimenticato Ostia, basta, lasciamo perdere. Mi sono dimenticato di citare Ostia, quindi almeno riconoscimi questo. Allora, torniamo al discorso. Sulla diarchia, la diarchia non ci può essere, perché Roma ha un solo sindaco. Gabrielli, che cosa ha fatto? Ha citato l'articolo 141 del TUEL, che vale non per il prefetto Gabrielli, vale per tutti i prefetti d'Italia e per tutti i comuni d'Italia. Ti dice, se tu comune e sei già in una posizione di criticità, perché le criticità sono emerse, quindi sei in qualche modo più esposto rispetto ad altri, crei, reiteri violazioni gravi di
di legge, io c'è tra i miei poteri quello di proporre lo scioglimento a norma dell'articolo 141. Ma questo non significa che Gabrielli, che il prefetto Gabrielli debba firmare atti insieme al sindaco, che governano due consoli un giorno sì, un giorno no. Il potere a Roma, il potere amministrativo romano è in mano di una persona della Giunta che si chiama Ignazio Marino e che è il sindaco legittimamente eletto e autonomamente eletto anche rispetto al Consiglio dei cittadini. C'è una Giunta, c'è un Consiglio, ci sono delle istituzioni democratiche. C'è un governo che fa il governo, c'è un prefetto che fa il prefetto. Questo è anche perché sennò dovremmo dire che come Gabrielli commissaria Marino, Cantone commissaria Sabella, un po' dovremmo anche commissaria Sabella, Cantone praticamente farà l'attività di verifica sugli atti amministrativi così come è previsto dall'articolo 30 della legge sull'anticorruzione, la verifica degli atti amministrativi e allo stesso modo il comune farà in modo che quelle verifiche siano quanto più positive possibile, nel senso che non ci siano profili di collaborazione leale tra le istituzioni. Certo. Sentiamo De Vito che allora, scalpita dall'altra parte della cornice. Sì. Una domanda molto semplice, poniamo anche che lei abbia ragione, cioè che ai sensi del combinato disposto di quegli articoli 143 146 duel posso ricorrere al commissariamento parziale, no? Ammesso, dice la norma, che l'ordinamento del comune lo ammetta, e noi su questo abbiamo riserve, anzi se ci mandate il provvedimento, perché da ieri che ve l'abbiamo richiesto, possiamo anche esaminarlo un po' di più, visto che siamo in democrazia, ci dovrebbe essere trasparenza, se ce lo fate leggere anche a noi, magari sappiamo di quello di cui parliamo. Ma detto ciò, allora, lei dice il commissariamento di un municipio si può fare, io su questo ho molte riserve, ma quindi se non ci sono appunto i presupposti per sciogliere il comune di Roma, come lei afferma, o come il prefetto nella sua relazione ha affermato, il Consiglio dei Ministri preso atto, diciamo così, qual è il motivo per cui si trasferiscono? Qual è il presupposto giuridico, ma soprattutto la logica, la coerenza giuridica del trasferimento di funzioni da un soggetto che appunto non deve essere commissariato, in un comune che non deve essere commissariato, si trasferiscono funzioni da un soggetto a un altro, se non ci sono i presupposti giuridici del commissariamento? Quali sono le funzioni trasferite? Te la faccio io la domanda. Quali sono le funzioni? Aspetti, per alcune domande in realtà le faccio io, se vi fate domande a vicenda poi nessuno risponde. Io le ho fatte una domanda, assessore. Perché si trasferisce? Allora, io guardi, le dico una cosa, io alla sua domanda non ho ancora modo di rispondere perché non conosco gli atti, nel senso che ho fatto accesso, ancora non mi De Vito, questo ce l'ha detto. Si fermi un momento, se no non ho tempo per far rispondere alla sua domanda, Sabella. E intanto ricordo anche 800-05-0578 per le vostre domande e le vostre opinioni. Sabella, risponda a De Vito brevemente però. Allora, se ci fossero funzioni trasferite fuori da quelle che ho menzionato io, saremmo di fronte a un atto illegittimo commesso dal governo. Ma sono pressoché certo, anzi sono sicurissimo, che queste funzioni trasferite non ci possono essere perché non sono previste dalla legge. E quindi è il governo, mi pare, che si sia attenuto rigorosamente alla legge, anzi ha segnalato qualcosina in più, che è praticamente uno spirito di leale collaborazione istituzionale, spirito che tra parentesi non è mai mancato negli ultimi mesi, e c'è stata la piena, leale, ampia collaborazione, oltre che un'affettuosa conoscenza, un'affettuosa comunanza di interesse e di idee tra il sindaco e il prefetto Gabrielli, col presidente Cantone, con cui avevamo già firmato volontariamente un protocollo di sottoposizione ai controlli dell'ANAC. Ricordiamoci che il sindaco Marino è stato il primo a chiedere l'intervento del Ministero dell'Economia e Finanze in epoca non sospetta per andare a fare una relazione su come funzionavano le cose a Roma. Quindi attenzione, questo è quello che è emerso. Io ritengo di non aver Sabella, io ho una brevissima domanda. Possiamo fare qualche tipo di scommessa, caro Marcello De Vito? Ti dirò di più. Se c'è stato un trasferimento di funzioni, il primo a denunciare il governo sarò io, ma sono sicuro che non... Beh, questo è un impegno importante, De Vito. Sabella lo ha detto qui in diretta a Radio 1. Io però ho una domanda... Ai radioascoltatori funzioni, che noi questo provvedimento non lo abbiamo. Ma ti dirò di più. Qualsiasi tipo di provvedimento. Aspetti, uno per volta. No. Il primo sarebbe sapere che Sabella anche che oggi ha affermato, mi corregga se sbaglio, che questo pseudo trasferimento, quello che è stato fatto con lettera del Ministero degli Non è un trasferimento, un indirizzo politico, attenzione. Ho parlato appunto di pseudo. Io vorrei però chiedere a Sabella una cosa specifica.
è una domanda più politica questa, Sabella. Vorrei agli ascoltatori che a noi questi atti non va sono bene. Questo abbiamo preso, lei ce l'ha detto. Adesso volevo a Sabella però una cosa, perché secondo me il profilo più dubbio di tutta questa vicenda, ovviamente Gabrielli ha smentito questo, però io vorrei chiedere in ipotesi, se Gabrielli dopo questa sua esperienza, diciamo da semicommissario, comunque da affiancatore con molte risorse e con molti poteri, dovesse decidere, dovesse cambiare idea e dovesse decidere di candidarsi effettivamente alle elezioni per diventare sindaco di Roma, lei come giudicherebbe questa cosa? Questo se mi consente un giudizio personale, Franco Gabrielli ha detto che non ha alcuna intenzione di candidarsi al sindaco di Roma e di richiamarlo laddove lo dovesse impazzire e farlo. Questo credo che perché in molti giornali invece continuano a scrivere che questa è una delle ipotesi. È un grande uomo di Stato e ha la sensibilità giusta per capire quello che dovrà fare. Non sono certo io e ho troppa stima del prefetto Gabrielli per permettermi di dare un... Cioè lei pensa che non cambierà idea? Questo saranno le sue idee. Ecco, voglio rassicurare i cittadini italiani, perché non c'è stata una violazione al diritto d'accesso al Movimento 5 Stelle, quegli atti semplicemente non sono stati pubblicati, ieri non ce l'aveva nemmeno l'autorità anticorruzione e non so nemmeno se ce l'abbia il prefetto Gabrielli, quindi credo che quegli atti ancora giuridicamente... Ma una forza politica come può fare a valutarli se non li vengono dati? Vabbè, infatti voi siete gli unici che li valutate, insomma noi ci atteniamo a quello che... Crediamo che anche un diritto poter valutare la legittimità dei comportamenti di un'altra parte politica. Va bene, ci dobbiamo però fermare, io vi ringrazio molto anche per la passione che tutti e due avete messo nel difendere le vostre posizioni, vogliamo le vostre idee. Questo ce lo possiamo dire entrambi. Ve lo potete riconoscere l'un con l'altro questo sul finale, no? Per quanto ci riguarda è garantito. E si vince dagli atti dell'indagine. Va bene, ci fermiamo qua. Io saluto molto e ringrazio molto Alfonso Sabella, l'assessore alla legalità del Comune di Roma, e Marcello De Vito, consigliere comunale Movimento 5 Stelle a Roma, per la loro partecipazione a Bianco e Nero. E ricordo, do il via alle telefonate che ci arrivano all'800 05 05 78. Con Bernardo da Torino, buonasera. Buonasera, dottor Loquenzi. Innanzitutto vorrei dire a questi signori che vengono a parlare tanto, i politici che vengono a parlare tanto alla radio, che fanno una pessima figura parlandosi sopra. Questa è una cosa che devono cercare faccio del mio meglio per cercare di sbrogliarli. Lo so, però è una cosa indegna di personaggi che vogliono rappresentare. Però metta anche in conto che c'è un po' di passione, un po' di accaloramento, cioè la voglia di dire la propria, quindi può succedere, diciamo. Noi tentiamo di limitarlo, ma è umano, ecco. Sì, ma è normale, ahimè, in Italia. Ma io quel che volevo dire in sostanza è poi questo. C'è tanta polemica sul fatto che Marino era in vacanza. Che Marino fosse stato in vacanza, fosse stato in sede, cambiava assolutamente nulla. Perché per l'opposizione è dal giorno che Marino si è insediato che non va bene. Perché sapevano benissimo che avrebbe cominciato a scoprire le carte, gli altarini di Alemanno e dei suoi predecessori. Non dimentichiamo che se ci sono dei partiti che dovrebbero avere la decenza, se ce l'hanno, di tacere, sono tutta l'estrema destra e Forza Italia. Non dimentichiamo che, per esempio, Alemanno ha comprato dei filobus senza un metro di linea aerea esteso. Non dimentichiamo le assunzioni. Va bene, adesso non raccontiamo tutta la sindicatura di Alemanno, sennò ci vorranno parecchi anni. Grazie a Bernardo per il suo intervento. Sentiamo anche Giancarlo da Chieti. Buonasera. Buonasera, signor Giancarlo. Siamo omonimi. Sì. Prego. Prende la casa. Niente. A parte vorrei aprire una piccola parentesi su quello che dice Bernardo. Qui siamo le solite l'opposizione che, quando sono gli stessi componenti del governo, dello stesso partito di Marino, che gli stanno dando in testa. A prescindere questo, ma qui siamo di fronte, secondo me, alla solita commedia all'italiana. Ma proprio la commedia all'italiana, si trova il compromesso. Lo diceva anche la nostra scheda d'apertura. Hanno avuto modo, io la sento tutte le sere, il tragitto che faccio a casa, l'orario è giusto quando torno dal lavoro, e stasera mi è sfuggita. Comunque è la tragedia all'italiana. Gli elettori ancora una volta non contano nulla, si rimpallano le poltrone, uno gira da una parte, uno da un altro, facciamo questo, facciamo quest'altro, gli elettori non contano nulla. E io mi chiedo, a questo punto, mi sembra di aver sentito il prefetto attuale che ha detto che lui non può niente se non far dimettere, cioè delegittimare il sindaco. Proporre lo scioglimento del comune. Voglio prendere un'altra telefonata, Vittorio da Lecce, quindi la interrompo. Mi scusi, Vittorio, buonasera. Buonasera Giancarlo, bentornato, mi sei mancato. Molto rapidamente, che sente già la sigla, quindi pochi secondi.
Comunque io volevo dire una cosa, quello che è successo a Roma è uno schifo, quindi di conseguenza poi la politica che non si lamenti quando la gente non va a votare, che non si lamenti per niente. Grazie. Grazie, bene, grazie anche a Vittorio D'Alecce, noi qui ci fermiamo. Grazie.